prossimo autunno per le imprese sarà sicuramente un autunno molto incerto, anche da qui è venuta chiaramente un'idea di incertezza, un autunno dove avremo probabilmente ancora un prezzo del gas e dell'energia elettrica molto alto, anche se speriamo che ci sia una serie di iniziative europee e anche del governo italiano, ancora alta inflazione, un rallentamento economico complessivo non solo in Italia e in Europa ma anche in altre parti del mondo, Cina, Stati Uniti. Quindi momento complesso, alti tassi di interesse, anche questo è finita un po' l'epoca dei tassi bassi. Quindi il momento sarà complesso, incerto, noi faremo il massimo come sempre, però come dicevo prima è importante che sia l'Europa decida delle cose chiare, per esempio il tetto del prezzo al gas, una riforma del mercato dell'energia che disaccoppi, no, il costo del gas dal costo dell'energia, e anche a livello italiano serve ovviamente che si faccia questo decreto a supporto delle società energetiche, anche delle famiglie, e si continui anche con una politica energetica di lungo periodo, cioè fatta di diversificazione di fonti del gas, di accelerazione sulle rinnovabili, di efficientamento energetico. Io penso anche di produzione di gas a livello nazionale, noi nel 2000 producevamo 20 miliardi di metri cubi di gas, e io penso anche di ricerca e attenzione al nucleare di quarta generazione.